1822 e Sant'Eugenio vive un momento di forte crisi. Ha fondato gli Oblati da 6 anni, ma è logorato da tanti scrupoli, da tanti interrogativi. Si chiede se questa è un'opera sua o un'opera di Dio. E nel testo anche che ci viene proposto oggi, in questo primo giorno della novena di preghiera per le vocazioni oblate, troviamo un punto di svolta per Eugenio. Un'esperienza di profonda consolazione interiore che lui vive alla presenza di Maria, nel giorno della sua festa. E quella che noi chiamiamo come Vergine del Sorriso, Eugenio sperimenta interiormente una sorta di sorriso, di incoraggiamento ad andare avanti da parte della madre. Penso che ciascuno di noi nella vita vive tanti momenti di questo tipo, nella realizzazione della vocazione di ciascuno, momenti in cui ti chiedi ma chi me l'ha fatto fare, momenti in cui ti sembra di aver sbagliato tutto, momenti in cui ti pare che magari l'amore che dai non torna. E ognuno di noi ha bisogno di sentire questo sguardo, questo sorriso, questo incoraggiamento di Maria. Per fare questo abbiamo bisogno, come ci dice la lettura degli Atti degli Apostoli tante volte, di salire alla stanza al piano superiore, cioè di cambiare la prospettiva, di guardare le cose che viviamo, la nostra vita, dall'alto. E questo sguardo dall'alto è quello che a volte ci dà la forza per andare avanti. La vocazione è proprio questa, uno sguardo dall'alto che ti viene da Dio e che ti dice che puoi spendere la tua vita in un altro modo. Allora proviamo in questa giornata tutti a guardare la nostra vita come la vede Dio e preghiamo perché tanti giovani possano sentire questo sguardo dall'alto e la possibilità di spendere la loro vita per qualcosa che vale di più.